insomma, ottimo primo tempo, state giocando abbastanza bene, una buona semifinale. Cosa vi serve ovviamente per chiuderla? Molta concentrazione, perché loro sono bravi in attacco e noi dobbiamo stare più compatti lì dietro. Bocca al lupo. Crepi. Perfetto, secondo me troppi errori banali questa semifinale. Cosa ovviamente vi serve per mettervi in carreggiata per vincere questa semifinale? Concentrazione nella fase difensiva, perché non la stiamo facendo male, però abbiamo sbagliato alcuni episodi che puntualmente siamo stati puniti. E poi un po' di determinazione in più quando affondiamo, perché possiamo far gol, abbiamo gli elementi per far male, però dobbiamo crederci. Bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi LM Ciape contro Città di Partenope, seconda semifinale del torneo Super 8. Abbiamo qui i due migliori in campo, Perrella e Barriale. Ricordiamo che la partita è finita 4-2 per LM Ciape. Andiamo da Barriale. Barriale, partita già da primo tempo per noi subito in salita. Qualche distrazione di troppo, ovviamente in una semifinale queste cose le pagate con l'eliminazione. Sì, sapevamo che era una partita difficile, loro erano molto bravi, infatti sono stati molto bravi. Noi abbiamo perso un po' la partita, non siamo nel primo tempo, che abbiamo fatto delle distrazioni, degli errori che ci sono stati fatali, abbiamo subito gol e è capitato così. Barriale, comunque ti faccio i complimenti per il gol e ti aspettiamo per il prossimo torneo. Certamente ci sarà. Salve. Ciao. Buona gara, ovviamente avete approfittato subito delle loro distrazioni, tu da calcio d'angolo, poi ovviamente Luigi Perrella, il mega bomber di questa squadra. Sì, non mi ricordo facile. Comunque, buona partita nel complesso e ovviamente secondo tempo l'avete controllata come si fate di solito. Sarà una partita difficile, molto difficile, lo sapevamo già, perché noi sapevamo il valore della pressata e la squadra da battere, diciamo. E abbiamo saputo iniziare bene, e nel secondo tempo ci siamo messi bene in campo, abbiamo mantenuto, perché comunque loro hanno attaccato più di noi il secondo tempo, però la forza, le motivazioni erano più grandi rispetto a loro. Certo. Per il a chi vede dedicare ovviamente la doppietta a questi compiti in campo. La ovviamente dedica, non parlo, faccio vedere solo Mauro. Allora, Mauro, su cambio in mezzo. Li aspettiamo alla finale. Cammina. Gigi, bocca al lupo per la finale. Ciao.